Sono Francesco Callori e mi occupo di allungamenti di capelli da tutta la vita. Oggi volevo raccontarvi una storia che mi ha appassionato tanti anni fa e mi piacerebbe trasmetterla. Quindi, per caso io incontrai questo allungamento di capelli perché quando ero giovane mi capitò Valeria Marini per fargli un allungamento di capelli. All'epoca io non sapevo che cos'era l'allungamento dei capelli e incontrai un personaggio fantastico di una famiglia fantastica di persone che si occupavano solamente di capelli. Da lì nacque, mi ricordo, in un bar bevendo una birra, Estensore Group, che è colui che allunga i capelli, e il parrucchiere ha sempre tagliato per creare forme e volumi, quindi senza sottrarre, ma mettendo la materia. E qui nasce tutta questa filosofia di allungamenti di capelli. Ho avuto la grande opportunità negli anni 90 di fare veramente tante attrici, tanti spettacoli dove dal Gobbo di Notre Dame i ballerini che avevano tutti un allungamento di capelli, e quindi è stata sempre la mia passione. Quindi per farvi un sunto di quello che sono, per la prima volta sto parlando seriamente. E vorrei, alla mia età avanzata da tanti anni, mi sono trasformato sempre come parrucchiere, però con una specializzazione un po' più particolare, che è stendere i capelli. Abbiamo iniziato con una tecnica tanti anni fa e adesso ce ne sono più di 30. Non per ogni gusto, ma per ogni interpretazione. Questa è la cosa importante. Quindi, cosa faccio io? Racconto quello che c'è dietro l'allungamento dei capelli, anche molto profondamente. Parlo di mummie di 3.000 anni fa, proprio per aiutare la persona che si appassionerà di Stescio abbia una preparazione adeguata per aiutare le persone a evolversi nell'allungamento di capelli. Poi, se vorremmo raccontare tutta la mia storia, tutta la mia vita, quante esperienze, quanti allungamenti ho fatto, credo che il mio repertorio fotografico ne può parlare. Seguitemi, guardate il mio profilo, Francesco Callori, e così potrete visionare il visionario e il Callori, il cantastorie, anche perché ultimamente ho iniziato a scrivere un po' di libri partendo dal corso base Extension Pony, quindi una rassegna basica per tutte quelle persone che vogliono intraprendere questa professione. E abbiamo un bellissimo gruppo privato dove andiamo a fare videoconferenze e andiamo a confrontarci per poi arrivare anche emozioni all'estero. Questo, sono particolarmente affezionato a questo libro perché mi sono sempre detto le emozioni che ci sono dietro l'allungamento, che cosa sono? Quindi vado a raccontare a quella cliente che vuole allungarsi i capelli che quelle sensazioni, che non sono solamente di beauty, di essere bella, ma sono molto più profonde, e quindi come migliorare l'autostima partendo dai capelli. E concludendo, così almeno non mi voglio prolungare troppo, e concludendo, poi ho sformato queste cantastorie, sono diventato veramente un cantastorio, favole per parrucchieri. Le favole per parrucchieri
sono delle favole motivanti sia per la cliente sia per il parrucchiere, sempre inerente alla beauty, e delle volte invece di raccontare qualche cosa di tecnico che non si capisce, raccontare una favola potrebbe aiutare l'intrattenimento della cliente nel nostro salone. Quindi sto andando avanti con l'editoria, adesso ho altri due libri in cantiere, non vi dico, non vi svelo neanche il titolo, però potete immaginare. Bene, da Callori Group Academy, qui a Roma, in via dei Gerani 65, interno 1, è il nuovo studio sia di applicazioni extension sulle quattro tecniche, ma anche le nuove integrazioni capillari per gli uomini. Ci stiamo preparando, sto riattrezzando tutto il mio mondo, perché questo sarà il mio mondo dove potrò parlare con tutto il mondo, ma anche lavorare in diretta, in differita, e raccontare sempre per quei parrucchieri appassionati che vogliono diventare dei centri specializzati nella loro zona di allungamenti capelli. Grazie e ci vediamo.